Buongiorno a tutti, oggi voglio parlarvi dello stop loss perché è importante nel canale andare a parlare anche un pochino non solo della didattica in sé, ma proprio dell'aspetto anche diciamo qualitativo, no? Io in questo canale molte volte parlo di analisi tecnica, parlo di didattica, parlo di tante cose, ma effettivamente molte volte delle cose scontate, come per esempio lo stop loss, ne ho parlato poco. E perché voglio oggi, ecco, parlarvi di questo? Perché è una delle cose più importanti, secondo me, nell'ambito del trading, perché effettivamente, ragazzi, lo stop loss è una cosa che ti porti sempre dietro, no? Che non è una spada di Damocle, non è una cosa dove poter, anzi, di cui aver paura. Più che altro, lo stop loss ti consente anche di ridimensionare le tue attese. A volte ti serve per andare a dare un diciamo anche una gestione migliore dell'operazione, una gestione anche a volte ti aiuta a capire dove puoi posare e dove non. Molte volte è proprio lo stop loss che ti fa capire quanto è importante magari chiudere un'operazione, anche se diciamo è difficile da capire, però è meglio chiudere un'operazione con un pochino di perdita, quindi poca perdita, quindi magari un 1% della perdita, che invece andare a perdere magari il 5, 6, 7, 10% del proprio capitale. Lo stop loss è importante quindi per una gestione della posizione, è importante per il money management, è importante anche dal punto di vista psicologico, perché avendo una protezione, diciamo, si fanno meno errori. La quarta cosa importante che magari molti non dicono, ma che però è molto importante secondo me, è che lo stop loss ti fa anche, ti dà una garanzia a volte, anzi, una garanzia nel quale puoi contare per quanto riguarda appunto anche a fine anno, perché il rischio rendimento che tu vai a prendere in un'operazione lo vedi calcolando quanto stop loss hai messo e quanto take profit andrai a mettere, ok? Il rischio rendimento 1 a 2, ma il rischio rendimento 1 a 2 come lo calcoli se non hai lo stop loss? Allora, molti fanno, ma io ho lo stop loss mentale. Sì, ma lo stop loss mentale non ti garantisce però di chiudere l'operazione. Non ti garantisce di chiudere l'operazione, ragazzi. È importante questo. La garanzia di chiudere l'operazione ci deve essere, perché non stiamo facendo una scommessa, non stiamo andando a giocare a poker. Qui stiamo letteralmente stiamo lavorando. Quindi il trading è un lavoro, è un business. Bisogna calcolarne i guadagni, bisogna calcolarne le perdite, bisogna anche calcolare i drawdown. I drawdown è che come se fosse un'azienda, no? I drawdown che ci servono per capire quanta perdita io ho avuto massima e quanta perdita percentuale io sono andato diciamo, ho preso, quindi sono andato a fare principalmente proprio
a produrre all'interno del mio percorso, diciamo, di trading, che si può calcolare ovviamente settimanalmente, mensilmente. Io il trading, secondo me, è un business da calcolare comunque a fine anno, perché avendo un quadro annuale è più facile, visto che non tutti i mesi si comportano allo stesso modo. Però comunque io, per quanto riguarda il settimanale, diciamo che si potrebbe anche andare generalmente a calcolare una profittabilità settimanale, mensile e annuale. L'importante è mettersi degli obiettivi, e questo, lo stop loss all'interno di questa, ecco, parentesi che ho fatto, lo stop loss racchiude uno degli aspetti principali. Perché? Perché quando si fa il piano di trading, lo stop loss ti consente appunto di ottimizzare la tua gestione della posizione, il tuo money management, ottimizzare anche il tuo piano operativo. Quindi nel momento in cui vado a fare una strategia, è importante all'interno mettere lo stop loss. In questo diciamo primo video sullo stop loss voglio solo darvi un aspetto generale per i neofiti e anche per coloro che magari ancora non mettono lo stop loss, oppure sono restii a darsi dei limiti, no? Come lo stop loss e il take profit. Ma io voglio darvi queste lezioncine, queste pillole più che altro di trading, perché comunque sono pochi minuti di video per farvi capire un pochino quello, come la penso io e come dico anche ai miei alunni dei miei corsi, che anzi sono, potete andare a vedere tranquillamente sul mio sito cristianciuffa.com, dove nella sezione proprio formazione c'è il Trading Master Course, che è il mio corso di trading. È un corso anche fatto in step, in upgrade, quindi a seconda anche del tipo di trader che siete, se siete neofiti o avanzati, o volete andare a anche ad approfondire certi argomenti, si può fare benissimo andando a vedere proprio quell'aspetto di upgrade che ho inventato, diciamo, per quanto riguarda il corso. Quindi a seconda di quello che volete approfondire, potete anche acquistare un pacchettino che è differente, no? Quindi tutto questo perché lo sto dicendo? Perché appunto nei miei corsi vado proprio ad approfondire il discorso dello stop loss moltissime volte, anche come metterlo. Quindi in queste pillole di trading, diciamo tra virgolette, voglio darvi a cominciare proprio da oggi, voglio darvi pian piano voglio approfondire proprio un argomento, che è quello dello stop loss. Quindi è importante saperlo mettere, perché comunque mettere lo stop loss è una cosa fondamentale nel trading, e quindi quello che io vi esorto a fare, ovviamente, da magari proprio da oggi, pensare a come mettere lo stop loss e dove metterlo, e più che altro metterlo nel proprio piano di trading. Quindi se avete altre domande, comunque potete scrivermi direttamente qui nei commenti. Io vorrei che questa sia che sta diventando sempre più una community con sempre più iscritti, con sempre più persone che vengono anche a domandarmi, no, determinate cose. Quindi sarebbe eccezionale se sotto questo video mi commentaste anche il perché. Magari potete mettere, se voi lo utilizzate, perché lo utilizzate, in modo tale che nei prossimi video posso anche approfondire qualche cosa nelle vostre domande, con le vostre domande, in modo tale da dare
oltretutto a delle lezioni così che posso darvi sul trading, ovviamente posso anche delle mini lezioni, diciamo delle mini pillole su questi aspetti, e magari anche perché dopo lo stop loss voglio parlarvi anche del take profit e di altre piccole cose che riguardano proprio la gestione della posizione del trading. Con questo quindi voglio concludere dicendo che a breve ci sarà anche uno spazio proprio per le domande, perché visto che siete in tantissimi che mi scrivono anche sul sito eccetera, voglio quindi dare spazio proprio alle domande, dando la possibilità con diciamo una specie di form andare a farvi scrivere proprio le vostre domande, in modo tale che io nel momento in cui ho alcune 10, 15, 20 domande scrivendomi pian piano, io riesco poi a farvi magari dei video appositi proprio per togliervi quei piccoli dubbi che ogni giorno ci affliggono, no? Facendo trading. Bene, non mi resta che darvi un buon trading a tutti da Cristian Ciuffa. Ciao ciao.